Cari amici sportivi, buona giornata a tutti su Media Sport TV. Siamo all'approfondimento sportivo con l'importante vittoria alla Sardegna Arena del Cagliari sulla Fiorentina, successo determinante in chiave salvezza per la formazione rossoblù. Prima saggiamente ancorato alla prudenza, poi in volo spinto dall'amico vento di Maestrale. Il Cagliari ha fatto tesoro della lezione subita a Bologna e ha conquistato un'altra vittoria esaltante che riporta in alto l'altalena delle sue prestazioni e della posizione in classifica. Nessuna fretta di prendere possesso della partita quando ha dovuto accettare la superiorità territoriale degli avversari, ma nessun cambiamento tattico neppure nel momento in cui ha potuto occupare la metà campo dei Viola. Il predominio della squadra rossoblù non è stato casuale, né ovviamente determinato soltanto dal vento. Sono state perlomeno due, infatti, le scelte che hanno spianato la strada del successo. La solita posizione assunta da Barella, questa volta per tutta la gara, che ha consentito di mantenere costante la superiorità anche numerica in mezzo al campo. Vediamo ora insieme le immagini inerenti alla partita di ieri e poi torniamo qui in studio. Faragò, cross teso, la testa di Pezzella, cacciatore con il sinistro! Terracciano a sventare la prima minaccia della partita. Pedro, Faragò, Pavoletti ci prova da fuori con il destro. Gerson, l'ex romanista, apre bene il gioco su Birag. Attenzione ai tre giocatori della Fiorentina in area. Miraias, Cragno decisivo, la palla resta lì, la conquista Cragno, grandissimo intervento. Attenzione a Terracciano che sbaglia, Pavoletti con il destro sul fondo, grande rischio per Terracciano con i piedi. Cacciatore, sembra essere questo un buon momento per il Cagliari. Cacciatore con la palla sul sinistro, cross interessante, arriva in allungo João Pedro e la mette dentro, il vantaggio del Cagliari al sesto minuto della ripresa. João Pedro, Nico Giannis, pallone in porta, Cepitelli ha trovato il raddoppio, il Cagliari da palla inattiva, poco fa Cepitelli aveva graffiato Terracciano, questa volta trova il gol. E qui attenzione, si apre un varco per Barella che parte con il pallone, si apre Faragò, Barella, la parata e poi giù, Pedro, traversa. Ci riprova Barella, altra deviazione, la Fiorentina qui ha rischiato il KO definitivo. Qui attenzione a Chiesa che è partito con tanto spazio, arriva velocissimo anche Simeone, Chiesa la riapre, Chiesa trovando il gol, non segnava da sei partite Chiesa, distrazione del Cagliari che ha concesso il contropiede a Chiesa, fischio finale, il Cagliari batte la Fiorentina 2-1, brivido nel finale. Rientrando in studio, cari amici, dopo aver rivisto le immagini del successo rossoblù sui Viola, continuiamo ad analizzare la partita. Lo schieramento della linea difensiva del Cagliari si è giovata ieri della freschezza muscolare di Cacciatore e Nico Giannis e del compito svolto dai centrali Cepitelli e Pisacane, che hanno saputo allargarsi con tempestività sostenendo gli esterni nei duelli individuali. La crescente sicurezza nei propri mezzi ha gettato le basi della vittoria, costruita comunque senza frenesia. Niente pressing è sconsiderato con relativo sbilanciamento, ma il solito atteggiamento aggressivo in attesa per andare in gol di un cross perfetto o di una battuta velenosa su calcio piazzato. Il conto alla rovescia ormai in attesa della festa è già cominciato, perfino forse prima di quanto fosse lecito sperare. Grazie per l'attenzione, naturalmente da Renato Scano a tutti voi la più cordiale buona giornata e buon fine settimana.